La partecipazione finanziaria, ovviamente volontaria, opportunamente incentivata, infatti farebbe cadere l'alibi paternalistico del capitale, in base al quale le scelte competono a chi rischia i propri soldi. Servirebbe a buttar giù il muro tra capitale e lavoro, sarebbe utile a superare l'antagonismo, sarebbe funzionale alla dialettica costruttiva. L'obiettivo è invece di incidere sul complesso delle scelte d'impresa. L'obiettivo è assicurare che le scelte tengano conto dell'utilità sociale che le imprese bancarie assicurative devono perseguire, visto il precetto costituzionale, ma soprattutto valorizzare il ruolo sociale ed economico dell'attività bancaria assicurativa. Sappiamo però che si è attivato il countdown ambientale. Abbiamo di fronte la gigantesca sfida della gestione del cambiamento climatico. Non si esaurirà a breve e renderà necessaria una cultura di impresa profondamente orientata all'ecologia integrale. Non esiste infatti una crisi economico-sociale e una crisi ambientale, ma un'unica crisi socio-economica ambientale. L'approccio pertanto dovrà essere integrale. Non si dovrà trattare di semplici adattamenti dell'organizzazione del lavoro, di conformità alle formali regole o di meri adeguamenti dell'entità e della qualità del patrimonio per tener conto dei nuovi rischi. La partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori non dovrà essere una divisa da indossare, non dovrà essere utile a riempire qualche pagina della dichiarazione non finanziaria. La partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, qualunque forma assumerà, dovrà essere collettiva, ovvero si dovrà realizzare per mezzo della rappresentanza di FIR-CISL e delle altre organizzazioni sindacali.